Esteticamente in fiera siamo a Lecce, ottava edizione, e adesso vi portiamo in giro per questa bellissima fiera. Intanto l'intervista a Giovanni Conversano. Ottava edizione di Esteticamente in fiera, siamo con Giovanni Conversano. Allora Giovanni, cosa dici di questa nuova edizione e quali sono soprattutto le novità? Le novità: il 40% in più degli stendisti rispetto allo scorso anno, aziende nazionali ed internazionali del settore del beauty che sono arrivate a Lecce per portare tutte le novità del settore, tante infatti novità presentate per la prima volta a Lecce, per noi un grande motivo di soddisfazione. Lecce, capitale della bellezza italiana. Abbiamo anche degli ospiti in questa nuova edizione, un po' tipo, che so, Eva Enger per esempio, o anche altri ospiti di spicco dell'estetica. Oggi c'è stata Eva Enger, ci sono stati altri medici come il professor Lorenzetti, Giovanni Angiolini, Pasquale Di Molfetta, Marco Galati, Gabriella Romano, l'ingegner Torre, il dottor Cazzato, profili di chirurgia plastica, estetica e di medicina estetica che prestigiosi e che hanno arricchito di valore questa attraverso uno spazio, un talk, il nostro evento. E come se ne pensi un po' dell'estetica in generale in questo 2024, come vedi un po' questo tema? Beh, l'industria della bellezza globale è in grande crescita. Infatti noi abbiamo voluto arricchire la fiera anche con uno spazio wellness, perché consideriamo la bellezza a 360 gradi. E quindi questo è anche uno stimolo per fare sempre meglio ogni anno, perché la bellezza sia del corpo che dell'anima deve essere sempre rispettata e valorizzata. Qualsiasi sfoggiamento di cuticola bisogna proprio guardare bene e guarda quanto è bellissima. Andiamo a controllare. Il gancetto vi permette di prendere preciso anche un micro pezzettino di cuticola. Si è pentita. Questi sono taglienti e precisi. Grazie.
dicevo, aveva dei problemi di difficoltà con le volte che un'idea esattamente la storia di quello che può fare il macchinario, e quindi trovo un certo senso a dover riportare le piedi per terra, perché se parliamo di un elemento corporeo, ovvio è che si può parlare di cosità localizzate, di piccole posizioni, ma si può arrivare anche, diceva il professore, anche a veri modellamenti di pubblici del corpo, di interventi singoli o combinati. Pensare che un organismo macchinario possa, diciamo, sostituirsi a questi interventi è un po' obiettivo per tutti. Evoluzione strutturale, che vuol dire che la persona non si può portare in casa storici. Naturalmente il personale non si conosce di più. E se la guardia è un soggetto, non va in questa direzione, ma scende più. E arriva a questo punto. Questa è pure lo sconto.